niente aleja de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tenés. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Como tú me mientes cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda, no pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no, ya otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Nadie. Chantaje, siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. 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 Right, right, baby. Shakira. Mister, è arrivata finalmente la prima vittoria e se l'aspettava così dopo una partita dura, difficile, anche in vantaggio numerico, però per fortuna finalmente è arrivata. Sì, devo fare i complimenti alle ragazze, a tutto lo staff tecnico, a tutta la dirigenza, perché è una vittoria che è da diverso tempo che aspettiamo. Abbiamo dato tutti. Sì, mi aspettavo anche di soffrire, però di sbloccare il risultato proprio anche agli ultimi minuti della partita. Non siamo riusciti a tenere il ritmo del primo tempo e durante il secondo tempo, soprattutto i primi minuti, però dopo ci siamo aggiustati e abbiamo riniziato a giocare. Sì, sono stati due tipi di partite, il primo tempo e il secondo tempo, però dopo siamo stati anche aiutati un pochino dalle loro espulsioni, però non abbiamo perso la testa e questo è stato importante, perché è facile quando c'è l'avversario che gioca in inferiorità numerica di saltare gli schemi. Invece abbiamo sempre tenuto tatticamente le due fasi di gioco perfette, e poi dico, è stata la voglia, il carattere delle singole ragazze che ci tenevano a fare i primi tre punti e rimanere aggrappati alla zona, diciamo, di play out, alla zona di retrocessione. È stato fondamentale la vittoria di oggi per poter lavorare e prepararci durante Natale per la trasferta di Chieti, quindi ci ha dato la forza, l'energia per poter credere nelle nostre possibilità. Presidente, finalmente è arrivata la prima storica vittoria in Serie A, qual è la felicità per questo risultato?
Beh, la felicità è grande, i primi tre punti che ci fanno morale e classifica, e stasera abbiamo la cena sociale, perciò le ragazze hanno messo la ciliegina sulla torta per fare una serata splendida. Meritavamo forse anche altre partite di prendere i punti, non ci siamo riusciti. E sono contento per la società, per tutti quelli che lavorano dietro alla società. Con questi punti ci siamo un po' sbloccati, sto sentendo i canti di gioia delle ragazze, qualcuno piangeva anche per la felicità, perciò penso che questa potrebbe essere la svolta verso la salvezza di cui tutta la società crede, e anche i nostri sponsor credono alla salvezza. Il 2016 posso dire è stato un anno fantastico, perché c'è stata la Serie A, abbiamo portato la Serie A Iesi, e questo è importante per la città. Purtroppo il pubblico non è che ce l'abbiamo tanto, e anche un pochino alle istituzioni ci snobbano un po'. Io pensavo che magari c'era molta più gente anche in federazione delle Marche, io non ho visto nessuno che è venuto a vedere la partita. C'è un rappresentante delle Marche del calcio femminile che io in 14 anni di presidente ho visto una sola volta, sinceramente questo un pochino mi rammarica. Sono felicissima per il gol della vittoria, per gol vittoria, e soprattutto per la squadra, perché siamo riusciti a portare a casa questa vittoria dopo una partita di grande sacrificio. E quanto è importante questa vittoria proprio per il morale della squadra? È importantissima questa vittoria, soprattutto per il morale, come hai detto te, perché abbiamo questa settimana abbiamo lavorato tanto ed era ora che facevamo questa vittoria in casa soprattutto. Uno scontro delicatissimo che la squadra di casa doveva giocare proprio in un modo, in questo modo. Cosa è successo? Il secondo tempo è stato veramente frazionato da queste decisioni, non so se la parola giusta è avventate, del direttore di gara, signor Cacciotti, se non sbaglio, che ha veramente determinato un danno non indifferente. La mia squadra ha giocato, ha reagito in un modo ancora più veemente, e posso solo ringraziarle per cosa hanno fatto le ragazze. Sicuramente giocare in nove, scoprirsi, giocare bene e tutto, però certe decisioni dopo a mente fredda non si sa come definirle.